Benvenuti in diretta. I soldi si creano dal nulla e ne parleremo con il nostro ospite, economista, manager di Banca Nazionale del Lavoro, dove è stato responsabile dei mercati finanziari. Ed è con grande piacere che saluto il dottor Guido Grossi. Buonasera Guido e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te, Daniel. Un saluto a tutti. Allora, siamo in diretta sulla pagina di Meglio di Ieri, potete condividere questa diretta, poi come tutte le nostre dirette verrà caricata sul nostro canale YouTube e la potete rivedere in qualsiasi momento anche nella sezione video della nostra pagina Facebook. Guido, il titolo della diretta è Soldi si creano dal nulla. Eh già, Chi? ed è un titolo che suscita reazioni, un po' di incredulità, anche un po' di fastidio in molte persone, perché la nostra ragione lo capisce quando qualcuno ci spiega che le banche centrali per creare nuovi soldi non cercano oro nelle miniere, non si fanno prestare soldi dai mercati finanziari. Non li prendono con le tasse, ma semplicemente li scrivono sul computer per accreditare i conti delle banche o volendo degli stati. Tutti capiscono che questa cosa è vera, ma dal capire razionalmente questa realtà a accettare l'idea che noi abbiamo sacrificato buona parte della nostra vita per cercare di procurarci soldi. Quando qualcuno li sta creando dal nulla, senza limiti fisici, senza costi apprezzabili, è una cosa che non si ingoia facilmente. Quindi scattano quei meccanismi della nostra mente che le cose che danno un po' fastidio semplicemente dopo un po' vengono cancellate dalla nostra esistenza. Peccato perché questa scoperta invece è molto importante. Rendersi conto fino in fondo che se è vero che i soldi si creano dal nulla, non ha senso dedicare la maggior parte delle nostre energie a cercare di procurarsene con fatica, con ansia, con disperazione, rinunciando a fare le cose che facciamo per amore e per gioia, ma ne facciamo altre perché ci illudiamo che se non facciamo quelle non possiamo avere i soldi, non possiamo campare. Allora, proviamo a mettere insieme queste cose e a entrare un po' più dentro questo concetto dei soldi che si creano dal nulla e che non hanno valore. Innanzitutto ribadiamo, una cosa che può essere resa disponibile senza costi apprezzabili, perché capite che per una banca centrale che deve accreditare il conto o di un governo o di una banca, scrivere 1.000 euro, scrivere 100 milioni di euro o scrivere 100.000 miliardi di euro o di dollari non cambia nulla. Non c'è scrivere 100.000 miliardi mi costa di più di scrivere 1.000 euro. Il costo è lo stesso. Quel costo materiale per avere un computer collegato con i sistemi di pagamento e con i conti di questi soggetti. Non c'è un limite fisico. I numeri sono infiniti. Scrivere 1.000 o 100.000 miliardi o 100.000 milioni di miliardi, fantastiliardi, non incontro limiti fisici, ok? Quindi una cosa che si può produrre senza costi e senza limiti fisici. Vogliamo prendere atto per piacere che non può avere valore? Non ha un suo valore. Il denaro non ha un suo valore. Però allo stesso tempo siamo abituati a usarlo quotidianamente e lo usiamo per fare sostanzialmente tre cose molto importanti. Lo usiamo per confrontare il valore delle cose e dei servizi. Questo telefonino può costare 100 o 300 euro, tanto quanto un altro elettrodomestico, una bicicletta di un certo tipo. I soldi sono il metro che usiamo, lo strumento che usiamo per misurare, per confrontare il valore dei beni e dei servizi che sono disponibili sul mercato. Quindi sono uno strumento per
attribuire un valore economico, un valore finanziario. Sono anche lo strumento che usiamo materialmente per scambiarci le cose. Siccome viviamo in un sistema in cui la specializzazione del lavoro è estrema, ognuno di noi sa fare una cosa, due cose, 10 cose, ma non le infinite cose per produrre tutti i beni e i servizi di cui abbiamo bisogno di scambiarci le cose. E è un metodo molto semplice, molto comodo, quello di usare il denaro a cui abbiamo riconosciuto questo valore. Ma c'è una terza funzione molto importante, ma anche molto pericolosa, che è quella di riserva di valore. E qui c'è una contraddizione in termini, perché abbiamo appena detto che una cosa che si può creare dal nulla, senza limiti e senza costi, non può avere un suo valore. Eppure noi siamo stati abituati sin dalla nascita a vedere nel denaro la possibilità di una riserva di valore. Io ho dei soldi che me li sono guadagnati in qualunque modo. Li metto da parte, non li spendo e ho un potere di acquisto che posso rimandare nel tempo. Più ne accumulo e più grande è questo mio potere d'acquisto. Ok? Qui c'è un'enorme fregatura, qui c'è un'enorme illusione che ci condiziona pesantemente, che ci impedisce di fare quelle scelte che ci renderebbero veramente felici. Perché la realtà che la nostra mente ci dice quando è lucida è che non c'è nessun valore nel denaro. Siccome sappiamo che può essere creato dal nulla, sapete quella frase che ci dicevano in chiesa, cenere sei e cenere tornerai. Le cose che vengono dal nulla tornano nel nulla. Il denaro creato dal nulla può tornare nel nulla in un qualunque momento. E in un periodo come questo, odierno, in cui nel mondo intero è stata creata una montagna spropositata di denaro, proprio perché non costa niente farlo, e proprio perché qualcuno ha trovato il modo di incanalare buona parte del denaro creato dal nulla dalle banche centrali in quei canali che attraverso il mondo della finanza finiscono a distribuirsi fra gli amici degli amici, fra chi fa parte del gioco, fra chi ha quelle leve che permettono a questi tubi che portano la liquidità di andare in certe tasche e non in altre. E questa cosa, continua a distorcere la nostra percezione, perché ci rende difficile ammettere che questa bolla speculativa possa svanire da un momento all'altro. Allo stesso tempo, se la osserviamo nella sua dimensione e teniamo i piedi per terra, non ci vuole un master in economia per capire che questa bolla non sta in piedi, non sta né in cielo né in terra, non può durare a lungo. È fatta di crediti che non saranno mai ripagati, è fatta di valore illusorio dei titoli di borsa che rappresentano la capacità di aziende di produrre profitti, valori che proporzionati a alcuni indicatori economici delle aziende ci dicono che quelle previsioni di flussi di ricavi e profitti futuri non stanno in piedi neanche loro. E non è un caso che in questi mesi, proprio in questo tempo, si sta parlando di grande reset. Grande reset brutalmente vuol dire sta bolla deve sparire. Chi l'ha creata? Chi la conosce, chi sa come funziona, chi sa perfettamente da dove viene e come si può utilizzare per far arricchire gli amici degli amici, sa perfettamente che questa bolla deve svanire, non può durare a lungo e si sta organizzando per gestire lui questo processo di reset.
cancello il debito, che tanto non sarà mai ripagato, sgonfio questo potere di acquisto accumulato, ma in cambio chiederò qualche cosa. E qui non voglio entrare nel merito, non ci interessa in questo tipo di discorso, perché l'attenzione la dobbiamo portare su un altro concetto. Ma davvero vogliamo lasciar gestire questa cosa alle stesse persone che hanno creato questo problema e che per la loro ingordigia, per la loro ossessionante voglia di continuare ad accumulare potere d'acquisto, hanno accettato scelte politiche, sociali, economiche brutte, orribili, inaccettabili. Perché se io accumulo troppo, a qualcuno tolgo. È vero che i soldi li creo dal nulla, non mi costa, non è che li venga a sfilare dalle vostre tasche, ma affinché i soldi che io ho creato dal nulla abbiano valore, è necessario che contemporaneamente di soldi nelle tasche delle famiglie, nelle tasche delle imprese, nelle tasche dei governi, ce ne siano pochi. Perché se si distribuiscono uniformemente, perdono immediatamente il loro valore. Vola l'inflazione e il mio potere di acquisto accumulato con tanta pazienza non vale più niente. Quindi io che ho creato questo sistema devo impedire che questi soldi si distribuiscano nel mondo dell'economia reale, fatto di famiglie, imprese e governi che gestiscono gli enti che erogano servizi pubblici essenziali, e allo stesso tempo ho questo problema di farlo sparire anche dai mercati finanziari, perché lì il mondo sta mangiando la foglia, molte persone stanno capendo che quelle quotazioni non hanno senso, molti hanno capito che quei crediti non possono essere ripagati, moltissimi hanno capito che quei crediti non devono essere ripagati, non è giusto che qualcuno si sveni per ripagare un credito nei confronti di chi i soldi non se li è procurati con un onesto lavoro e con un faticoso risparmio, ma semplicemente li ha creati digitandoli su un computer. Perché non solo le banche centrali, ma anche le banche commerciali, in quanto fanno parte di un sistema in cui c'è l'ultimo garante, banca centrali, di fatto sono messe anche loro in condizioni di creare soldi dal nulla. Allora, cosa dobbiamo fare noi, cittadini normali, che viviamo nell'illusione di non poter fare a meno di quei soldi lì? Dobbiamo andare a guardare un po' più concretamente in cosa consiste quel sistema, come è fatto, di che cosa è fatto quel sistema finanziario. E ci troviamo due elementi. Ci troviamo una grande piattaforma informatica che semplicemente collega tutti i conti dei cittadini, delle imprese, dei governi, degli enti pubblici, li collega con le banche, i conti delle banche li collega con la banca centrale. In questo sistema di pagamenti, le banche registrano debiti e crediti e a loro volta le banche centrali registrano debiti e crediti dei governi e delle banche. La piattaforma, alla fine, se ci pensiamo bene, non serve altro che a questo: a registrare ogni operazione di scambio che effettuiamo pagando moneta e dimentichiamoci il contante, dimentichiamoci le banconote, quelle rappresentano una parte assolutamente marginale e la tendenza che abbiamo sotto gli occhi è quella di farle sparire. Quando io pago con un bancomat, quando pagavo con un assegno, la banca non faceva altro che registrare: tu hai pagato a debito il tuo conto e scende il saldo del tuo conto, tu hai incassato l'assegno, tu hai ricevuto, io a credito il tuo conto. Quindi prendo nota degli scambi e modifico i saldi sui conti di ognuno. Domanda che rivolgiamo ad ognuno di noi: ma dove sta scritto che per avere nozione, memoria di questi scambi io ho bisogno di ricorrere a queste banche? Non possiamo farlo da soli?
tempo, non molto lontano, le banche erano quasi tutte pubbliche, le grandi banche erano controllate dai governi e i governi facevano abbastanza gli interessi delle popolazioni. Quindi in quell'epoca, 30, 40, 50 anni fa, il sistema finanziario non creava grossi problemi, non c'era la bolla, le banche, i soldi circolavano nelle tasche delle famiglie, delle imprese, degli enti che erogavano servizi e quindi nessuno faceva caso a questo problema del denaro creato dal nulla. Ma oggi le banche, il sistema finanziario nella sua globalità non sta assolutamente facendo questo. Sta favorendo pochissimi soggetti nel mondo che stanno accumulando un potere d'acquisto troppo grande, troppo più grande dei governi. Infatti vediamo che la politica non conta più nulla. Noi abbiamo nettissima la sensazione che le decisioni prese dai vari capi di governo, capi di Stato, ministri dell'economia e politici vari rispondono a un qualche interesse che non è il nostro. Possiamo non avere nozione esatta e prove documentali dei vari passaggi, ma salta agli occhi il risultato. Le decisioni prese da questi governi favoriscono quelli che stanno concentrando potere di acquisto e potere di condizionamento. Ricchezza fasulla è troppo grande. Vogliamo prendere in considerazione l'ipotesi che non solo non abbiamo bisogno di questo sistema finanziario, ma forse non abbiamo nemmeno bisogno di questo tipo di politica. Perché vedete, io da quando ho capito un po' bene come funziona questo sistema finanziario, perché dopo averci vissuto dentro professionalmente, ne sono uscito, mi sono distaccato. Mi sono rigenerato in campagna ignorandolo completamente, poi ho cominciato a studiarlo per capire cose che da dentro non riuscivo a vedere. E è stato un processo lento e lungo quello che mi ha permesso di rendermi conto di tutte queste cose che ci stiamo raccontando oggi. Questo processo è necessario per arrivare a prendere in considerazioni ipotesi che oggi ci possono sembrare un po' assurde. Quando io parlo con gli amici e dico il denaro si crea dal nulla, organizziamoci per farne a meno, mi guardano come se fossi un po' matto, no? E lo capisco. Ma se abbiamo capito che si può fare senza limiti, senza costi e ci serve sostanzialmente una buona piattaforma informatica, già sappiamo che una buona piattaforma informatica oggi è alla portata, non dico di tutti, ma di molti. Molte persone sono in grado di organizzarsi e realizzare una buona piattaforma informatica, con costi assolutamente non proibitivi. Ma cos'altro ci vuole? Avevo parlato prima di due elementi. Uno è questa piattaforma che ci mette in relazione tutti quanti. Due è una cosa che non ha prezzo. Ed è la fiducia, ed è la volontà, è la scelta, perché l'unico grosso ostacolo a realizzare questa scelta di liberazione totale e profonda, noi ci organizziamo e possiamo fare quello che vogliamo senza aver bisogno né delle banche né di questa politica, l'unico ostacolo è nella nostra grande difficoltà a ascoltarci, fidarci, scegliere di organizzarci insieme. Eppure, se riuscissimo a farlo, la liberazione è garantita. E siccome ci sono persone che da molto tempo hanno capito che le cose non solo non vanno, ma non possono migliorare senza qualche scelta forte, persone non solo, che hanno anche capito che l'unica soluzione dipende da un atto di volontà,
che non è solo razionale, è molto di più. Se noi certe scelte le possiamo fare oggi, in un mondo che ci dice non fidarti di nessuno, salvati, pensa a te stesso, le possiamo fare se riusciamo ad allineare quello che ci dice la nostra coscienza dentro con quello che la ragione ci dice, ma la pancia ci suggerisce, no, ignoralo, di che stai parlando, lascia perdere. La pancia si fa prendere molto facilmente dalla paura. E quando questo succede, quello che ci dice il cuore e quello che ci dice la testa vengono messe da parte. Perché la paura rappresenta ancora dentro di noi un potere arcaico molto forte. Per come siamo fatti, per come ci siamo evoluti nel tempo, quando il cervello rettile, che è quello dove nasce la paura, collegato all'intestino, ci dà dei segnali di pericolo, scattano dei meccanismi che inibiscono letteralmente l'uso della ragione e del cuore. Ora, questo in genere avviene per frazioni di secondo. Mi devo salvare dal ruggito del leone. Non sto a verificare se è vero o falso. Intanto scappo, poi vediamo se è vero o falso. Ma quando questo succede nell'osservazione della società in cui viviamo e la paura mi viene da una malattia che non sappiamo che cos'è, da una gestione politica che non ci convince ma non capiamo, questa paura si radicalizza dentro di noi. E se noi dedichiamo il nostro tempo e la nostra energia a immergerci in queste domande che non hanno una risposta razionale, non hanno una risposta immediata, noi ci lasciamo prendere da questa paura che si radicalizza e rende molto più difficile, molto più strutturale nel tempo la difficoltà ad usare i messaggi che la nostra mente e il nostro cuore ci darebbero se scegliessimo con atto di volontà responsabile di girarci dall'osservazione di queste oscenità e cominciare a guardare alle cose belle che possiamo fare. E che nessuno, nessuno, nessuno ci può impedire se non la nostra paura, la nostra mente che, spinta dalla paura, ci convince di cose poco ragionevoli. E un cuore che, chiuso dalla paura, ha difficoltà ad aprirsi. Voi avete presentato un piano di salvezza nazionale la scorsa primavera. Sì, insieme a molti economisti abbiamo fatto capire ai parlamentari, ai membri del governo, chiunque fosse interessato a problemi politici, cioè della polis, della nostra comunità, che in questo mondo in cui di denaro ne è stato creato una montagna, per risolvere i problemi finanziari non c'è assolutamente bisogno di creare altro denaro. Anzi, abbiamo capito che chi ne ha creato troppo si sta organizzando per distruggere una parte, ma lui si vuole organizzare togliendo a noi quel po' di potere d'acquisto che ci è rimasto per conservare il suo. Noi ci dovremmo organizzare per fare tesoro dei nostri risparmi, fare tesoro di quelle gocce di quel denaro che è finito nelle tasche delle famiglie, delle imprese e dei governi. Perché per quanto gocce, sono cifre enormi, più che sufficienti a risolvere qualsiasi problema serio delle persone che cercano un buon lavoro, delle aziende che si sforzano di sopravvivere in un mondo che sta facendo di tutto per distruggere le piccole e medie imprese, di quegli enti pubblici che disperatamente cercano di erogare servizi adeguati ai bisogni dei cittadini, ma sono messi in condizione meccanica di non poter avere risorse a sufficiente perché abbiamo scritto leggi talmente stupide che non ci fanno usare i soldi che abbiamo. Quanti soldi abbiamo? Siamo poveri? Questa è una delle illusioni più difficili da sradicare, perché quando tu hai televisioni e giornali e politici e tutte le autorità che dalla mattina alla sera ci raccontano che siamo poveri,
che abbiamo finito i soldi, che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. E ce l'hanno detto non una volta, non due volte, non tre volte, ma ce lo ripetono da 30 anni a questa parte, con una sistematicità martellante. Quella goccia che scava la roccia si è infilata nel nostro subconscio, questo senso di colpa abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. Ma cosa state raccontando? Le nostre possibilità sono: abbiamo su 60 milioni di abitanti, più o meno 20 lavorano e gli altri 40 no. Ma capite che questo vuol dire vivere al di sotto delle nostre possibilità? Se gli altri 40 milioni che non stanno facendo niente facessero qualche cosa di utile alla società, ma non staremmo tutti meglio? Certo. Abbiamo 4.000 miliardi di risparmi privati. Noi italiani, 4.000 miliardi di risparmio privato. Che ci facciamo? Non sappiamo assolutamente cosa farci. Le persone mi chiamano disperate e mi dicono: io ho paura di lasciarli in banca. Mi propongono di comprare queste cose, non mi piacciono, ma io non so come proteggere il mio risparmio. L'idea era: suggeriamo allo Stato: proteggi questo risparmio con il piano di salvezza nazionale, fattelo prestare tu dai cittadini che oggi lo stanno prestando alle banche e poi le banche lo prestano agli stati. Le banche che raccolgono il risparmio dei cittadini, ai cittadini pagano due soldi, anzi, non pagano più il risparmio, si fanno pagare per lasciare i soldi sul conto, oppure ti vendono dei prodotti dove le banche si prendono la commissione e i cittadini si prendono i rischi. E poi queste banche con questi soldi si vanno a comprare, tramite anche il sistema bancario ombra, i titoli di Stato. Ma togliamo di mezzo questi intermediari che non ci vogliono bene, che complicano le cose e che ci fanno arrivare oltretutto i soldi col contagocce. Stato e cittadini si conoscono, si parlano, si mettono d'accordo. Io, caro Stato, ti presto. Ma mica tutti i 4.000 miliardi non servono, te ne bastano 3-400. Ti presto il 10% dei miei risparmi. Tu che sei lo Stato, cioè fatto di me, di Daniel, di quelli che ci stanno ascoltando, hai tutto l'interesse a restituirmeli e non hai nessuna difficoltà. Non esiste una possibilità materiale in cui lo Stato non è in condizione di restituire i soldi ai propri cittadini, a meno che qualcuno che occupa impropriamente le istituzioni non decida di farci un torto. Possono farlo, ma non c'è nessuna ragione pratica, economica che può rendere obbligatoria questa cosa. È sempre solo una scelta. Allora, tu Stato, fatti prestare 300-400 miliardi, ma non usarli per soddisfare i bisogni delle banche, non usarli per rispondere ai mercati finanziari, usali per creare lavoro, salvare le aziende, aiutare le famiglie in difficoltà e erogare servizi pubblici essenziali gratuiti o comunque ad un costo politico in questo momento. Quel piano è talmente semplice perché dice materialmente come fare sui titoli, su ricreare le banche pubbliche. Non c'ho manco bisogno del titolo di Stato. Se io creo un buon sistema di banche pubbliche, i soldi che i cittadini depositano sulle banche pubbliche diventano automaticamente garantiti e le banche pubbliche li possono usare così come Parlamento o Governo gli danno indicazione. Finanzia queste imprese, finanzia queste attività, finanzia questi enti che erogano servizi, perché la comunità ne ha bisogno. Crediti fiscali. Si possono usare anche i crediti fiscali, ma non in questa maniera contorta che si è inventata il governo. Se ne parla da 3-4 mesi, avrebbero dovuto rimettere in moto l'economia, di fatto hanno ottenuto l'effetto contrario. Siccome non si capisce come funziona, siccome la gente ha paura e ha smesso di fidarsi, di fatto chi doveva ristrutturare ha aspettato e continua ad aspettare. È evidente che non c'è una capacità. Forse non c'è una volontà di far girare le cose. I soldi non mancano. I Ma soldi come non mai, mancano. una domanda che si fanno più tutte le persone e i cittadini normali. I soldi si creano dal nulla.
Ma i nostri governanti, ma anche i liberi professionisti, molti tra cui io ho tanti amici anche commercialisti, ignorano completamente tutto questo. Cioè, è ignoranza o malafede? Perché tu all'inizio hai detto una cosa giustissima. Quando si dice che i soldi si creano dal nulla, tante persone restano quasi infastidite e ci prendono per pazzi. Quindi io mi chiedo, ma è ignoranza o malafede? Definiamo la parola ignoranza, ne parlavo oggi con mia figlia. Ignorante non è una persona che non sa, ignorante è una persona che l'informazione ce l'ha, ma per qualche Ce l'ha motivo sbagliato. non la usa, la ignora, fa lo ignori. Dico così che è ignoranza, nel senso che rendersi conto di questa scoperta, capirne le conseguenze, capirne le implicazioni è una cosa estremamente complessa, che non viene assolutamente spontanea. Quindi io do per scontato che il 99,99% delle persone, in perfetta buona fede, sì, l'ha sentito dire, sì, lo sa, sì, lo ripete, ma non ci crede. Tanto che continua a pensare, sì, ma io intanto ho bisogno di lavorare per procurarmi i soldi, se no non posso fare niente. Certo. Più del 99,99%. Poi ci sono un po' di pazzi, pazzi lucidi, che riescono a uscire dagli schemi e si rendono conto che è sufficiente una buona organizzazione fatta con persone serie, con professionisti che hanno esperienza, che non vogliono usare un sistema per arricchirsi, perché questa cosa è molto triste. Molte delle persone che hanno scoperto che il denaro si crea dal nulla inventano il proprio denaro e lo vendono per arricchirsi loro. Ma allora non abbiamo capito niente. Teniamoci quello delle banche, funziona meglio. Invece, persone con un buon intento di liberarci tutti noi insieme, lo possiamo fare solo da soli. Se io mi illudessi di poter convincere un po' di persone a accettare il denaro che io creo dal nulla per arricchirmi, io cadrei nel meccanismo precedente, diventerei una povera persona triste ed infelice, condannata ad accumulare sempre più denaro. Di questo concetto, di questo bisogno del denaro, me ne sono liberato abbastanza e mi rendo conto che non è affatto facile convincere le persone a capire quanto è possibile liberarcene tutti insieme. Per questo stiamo concependo un percorso. Partiamo dalla realtà. Oggi non possiamo fare a meno di questi euro, di questi dollari se sei in America, di queste sterline se sei in Inghilterra. Ma cominciamo a capire che intanto ci sono cose che ci permettono di produrre e di scambiarci beni e servizi usando meno denaro e più fiducia. Sempre meno denaro e sempre più fiducia. Lo facciamo in una piattaforma dove è gestito il baratto multilaterale. Lo possiamo fare in una piattaforma dove è gestito un e-commerce, dove sostanzialmente possiamo chiamarla moneta, ma in realtà è un accordo di fiducia in cui noi ci mettiamo d'accordo nello scambiarci beni e servizi, non in cambio di euro, di dollari o di sterline, ma di qualsiasi altra cosa abbiamo voluto individuare come il nostro mezzo, il nostro strumento di scambio. Ricordandoci che quello che conta non è la possibilità di usare il denaro per accumulare potere d'acquisto. Anzi, lì dobbiamo sempre di più sforzarci di capire che c'è la fregatura. Più mi lascio prendere da questa tentazione di accumulare denaro, e qual è la conseguenza meccanica che produco a livello di comunità? Lo sottraggo alla circolazione. Per accumularlo nelle mie tasche, lo sottraggo alla circolazione. Se lo lascio fluire, tanto me ne entra e tanto ne esce, tutti possono produrre e scambiarsi quello che vogliono.
più accettiamo l'idea di tutto ciò che mi è arrivato, io lo lascio andare, e più saremo veramente ricchi di quei beni e servizi che non sappiamo procurarceli da soli, ma possiamo scambiarci con la meravigliosa creatività di tutte le persone di questo mondo. La ricchezza, riferita al denaro, sta nella circolazione. E oggi, badiamo bene, i messaggi che ci arrivano dalle università, dalla televisione, dalle autorità, sono esattamente al contrario. Sei ricco se hai accumulato. Ci viene insegnata questa informazione sbagliata, dannosissima. Io ho bisogno di accumulare se ho paura del futuro. Tanto meno mi fido della comunità in cui vivo, tanto più ho bisogno di accumulare, perché non c'è solidarietà in questo mondo. I servizi pubblici che dovrebbero funzionare non funzionano. Sapete che c'è? Io penso a me stesso, metto da parte un po' di soldi, quando starò male l'ospedale me lo pago, quando starò male vecchio la badante me la pago. Ma questo genera il mio isolamento, questo chiude tutte le buone pulsioni che nascono dal mio cuore, che mi dicono: sti soldi, se li metti da parte, generano veleno. E l'atto di mettere da parte danneggia la comunità, ma spendili, ma falli circolare. Guarda, fino a un po' di tempo fa, le persone che mi conoscono come ex bancario mi chiedono: ma io come posso impiegare i miei soldi? E io gli suggerivo: compra questo titolo, compra quest'altro. Adesso sta cosa non mi viene proprio più naturale, non ce la faccio più a dirglielo. Spendili. Trova un buon progetto di una comunità che conosci e di cui ti fidi, partecipa e spendi i tuoi soldi. Questo non ce lo può impedire proprio nessuno. Mettere una piccola parte dei nostri risparmi in un progetto che ci permette di realizzare una piattaforma dove ci scambiamo i beni e i servizi che sicuramente sappiamo produrre senza aver bisogno né delle banche né di questo governo, è possibilissimo, dipende solo da noi. Dobbiamo scegliere, naturalmente, persone che risuonino con questo intento. Purtroppo, quando si parla di queste cose, arrivano a tratti come mosconi dal miele persone che vogliono arricchirsi. E quelle le mettiamo un po' da parte. Aspettiamo che crescano un po', che maturino. Adesso vogliamo collaborare con persone che vogliono liberare la capacità dell'umanità di fare le cose belle che sa fare e di scambiarcele senza dipendere dagli altri. Ora, questa cosa la voglio collegare al titolo della vostra pagina, Meglio di ieri. Sì. Perché oggi è un pensiero molto diffuso, dobbiamo tornare a 30-40 anni fa. Ed è un pensiero sbagliato. Non si torna indietro. Che l'abbiamo fatta fare questa esperienza dolorosa in cui stiamo scoprendo che non sappiamo gestire la democrazia? Assolutamente. In cui stiamo scoprendo che le istituzioni rispondono a interessi di altri e non della popolazione, e non abbiamo strumenti per farci sentire. In cui stiamo scoprendo che quello che ci viene insegnato a scuola, a partire dalle elementari fino alle università, lascia un po' a desiderare su tutti i fronti: sul fronte della medicina, sul fronte dell'agricoltura, sul fronte della fisica, sul fronte della biologia, sul filosofia e storia non ce l'insegnano proprio più, perché hai visto mai dovessimo sviluppare una capacità critica dannosa. Un mondo in cui stiamo scoprendo che forse il lavoro, ma dove sta scritto che devo lavorare per guadagnare dei soldi? Quando noi potremmo offrire la nostra capacità di contribuire al progresso materiale e spirituale della comunità,
per il piacere di farlo. Perché questa è un'altra scoperta enorme che dobbiamo guardare dritta negli occhi. Io ho piacere di donare una mia creazione se viene apprezzata. L'idea di farlo per soldi, oggi che ho capito molte cose, mi dà fastidio, sminuisce il valore di quello che ho creato. E questo non è valido per Guido Grossi, questo è vero per tutti. Perché noi nell'atto di donare quello che abbiamo creato con capacità e con amore, nel momento in cui ci viene riconosciuto, abbiamo una gioia immensa, c'è molto più gioia nel dare che non nel ricevere. Quindi Cambiamo il sistema. Occorre occorre un cambio di paradigma mentale, soprattutto. il famoso reset. Il grande reset lo facciamo noi. Approfittando di questa situazione in cui, avendo capito che oggi è insostenibile e che ieri comunque ci ha portato qui, noi oggi dobbiamo necessariamente fare un salto. Dobbiamo necessariamente uscire dagli schemi. Dobbiamo necessariamente prendere in considerazione seria quello che la nostra pancia ci dice: lascia perdere, questa è una follia. Altro che follia. E dobbiamo imparare a prendere decisioni insieme, che non è una cosa facile. Non siamo affatto stati abituati a prendere decisioni insieme. Siamo stati disincentivati a farlo. Siamo stati invitati a farci gli affari nostri, dalle trasmissioni televisive, dalla scuola, dal mondo del lavoro. Pensa a te stesso, se vuoi avere successo, devi farti crescere il pelo sullo stomaco, il che vuol dire devi chiudere il tuo cuore. Come puoi essere felice se chiudi il tuo cuore alle relazioni? Io questa trasformazione l'ho vista da dentro. Quando ho cominciato a lavorare nella BNL, c'era un clima di amicizia, era un ente pubblico che svolgeva un'importante funzione al servizio della comunità. Si è trasformata in un ente privato che ha focalizzato sempre di più il suo interesse a facciamo i soldi. Perché un ente privato, soprattutto se è grande, a questo pensa, a fare i soldi, e stritola le persone, è obbligato a fare cose che chiudono il cuore delle persone, che abitano la mente ad accettare cose che non devono essere accettate, e carota e bastone a far crescere il pelo sullo stomaco per accettare cose che non dovremmo mai accettare. Perché una cosa che dobbiamo capire è che noi ci abituiamo ad accettare, ad ingoiare schifezze. Ci abituiamo molto facilmente ad ingoiare schifezze. Poi non ci possiamo stupire se ci esce fuori un tumore, una psicosi, una depressione o cose di questo genere. Non dobbiamo ingoiare schifezze, dobbiamo aprire il cuore. Altro che isolamento e distanziamento, distanziamento sociale. Mi vuoi impedire le relazioni? Pensi davvero che il distanziamento sociale sviluppa la mia capacità del mio sistema immunitario di stare meglio e di convivere con un virus con il quale noi umani abbiamo convissuto dalla notte dei tempi? Certo, se sto impaurito, chiuso, non vedo nessuno e poi lo incontro una volta perché sono dovuto uscire per forza che avevo fame, lo incontro, non sono pronto e quello zac me dà una botta. E se sto vecchio mi fa stare pure male seriamente. Ma se lo incontriamo normalmente e se ci apriamo alle relazioni con fiducia, non con paura, con fiducia, noi il virus lo addomestichiamo come abbiamo sempre fatto. Non sono un medico, non sono uno scienziato, ma una cosa posso dirla con sufficiente certezza. Il SARS-CoV-2 che abbiamo oggi non è lo stesso di marzo-aprile, non è lo stesso di ottobre-novembre scorso. Siccome questo essere non è stupido e non ha nessun interesse a uccidere la popolazione che lo ospita e gli permette di riprodursi, si
Sì, modifica quel tanto che gli permette di convivere con la razza umana. E infatti si è modificato. Cos'è successo? Si diffonde un po' di più questo rispetto al precedente, ma non fa male, se non in casi sempre più rari. E ha raggiunto il suo scopo. Riesco a convivere con la razza umana, riesco a moltiplicarmi, ma chiaramente in cambio non li devo ammazzare, se no questi si organizzano e mi fanno fuori. Come succede questo? Succede in un dialogo armonico fra il nostro sistema immunitario e il virus mano a mano che lo incontriamo. Perché non è mica il virus che ci uccide. Se fosse il virus ad ucciderci, tutti quelli che lo incontrano dovrebbero morire, salvo qualche eccezione. Invece non succede questo, succede il contrario. Il Certo. 97, 95, 97 delle persone che incontrano questo virus neanche se ne accorgono, non sviluppano niente. Qualcuno si ammala, la maggior parte di quelli che si ammalano oggi si ammala lievemente, qualcun altro che ha altri problemi, che ha magari un diabete perché non si è alimentato bene o perché è stato intossicato dall'agroindustria, che ha malattie cardiocircolatorie, malattie respiratorie, perché viviamo in un mondo non proprio pulito. Quelli, nel momento in cui incontrano questo virus, rischiano di lasciarci le penne. Ma ci siamo mai preoccupati di abbattere l'inquinamento? Ci siamo mai seriamente preoccupati di abbattere l'inquinamento? Non è che ci facciamo incantare dal New Green Deal che adesso ci dice che useremo meno petrolio e più sole. È l'intero sistema industriale così come è concepito che è terribilmente tossico. Abbiamo paura della morte, vogliamo fare qualche cosa per queste persone che quando incontrano il virus rischiano di morire? E invece dobbiamo preoccupare di quel tipo di inquinamento, dell'alimentazione. Ma cosa mangiamo? Ci dovremmo domandare come facciamo a sopravvivere mangiando quelle cose che mangiamo. È chiaro, diventiamo fragili. E Certo. quando incontriamo una causa scatenante, rischiamo di lasciarci le penne. Ma allora, anziché provare a non incontrare la causa scatenante, che guardate, se non è il Covid, sarà qualche altra cosa, ma ci vogliamo seriamente occupare di come mangiare meglio? Di come organizzare meglio la produzione di beni e servizi? Ci vogliamo domandare se quello che stiamo producendo nel mondo ha veramente senso o serve solo a far arricchire qualcuno e non serve all'umanità? Anzi, il modo con cui viene prodotto devasta la società, non solo dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista psicosociale. Per produrre in quel modo c'è bisogno di avere una massa di disoccupati, una massa di precari, una massa di migranti, tutto funzionale a che pochi continuino ad accumulare profitti. Ci vogliamo far carico di queste responsabilità? Sono cose serie. Ci dobbiamo lavorare, ma questo è un bel lavoro, non per soldi, per risolvere i nostri problemi. Allora, siamo quasi in conclusione. Questa diretta resta registrata sulla nostra pagina e verrà caricata già da domani sul nostro canale YouTube. Guido, io ti chiedo, perché noi abbiamo appunto iniziato questa serie di dirette e abbiamo affrontato tante tematiche, sempre con il coinvolgimento di esperti come te, proprio per aumentare la consapevolezza delle persone attraverso la conoscenza. Quanto è importante? E in parte ci ha già risposto la consapevolezza del singolo su queste tematiche, anche sulla creazione dei soldi che nascono dal nulla, perché sembra veramente, tu prima facevi un esempio, noi quotidianamente ci dicono non ci sono soldi, debito pubblico, inflazione, non si può, quindi siamo veramente devastati di essere poveri, cioè il messaggio che passa continuamente è questo: non ci sono soldi, non ci sono vie di uscita, c'è il debito pubblico, se si stampano soldi si crea inflazione, tutte queste cose qua. Cosa può fare il singolo
nel tuo piccolo, oltre a quello che ci siamo detti. E poi vorrei che tu chiudessi in perfetto stile meglio di ieri, perché io chiedo a tutti i miei ospiti un messaggio positivo. Il nome dell'associazione non è un nome scelto a caso, è proprio un inno all'ottimismo, essere meglio del giorno precedente. E quindi vorrei proprio che tu chiudessi con un messaggio positivo, perché al di là della questione economica, l'obiettivo della nostra associazione è far prendere consapevolezza alle persone. Non è un momento facile, perché si parla di distanziamento, si parla di mascherine, si parla di nuovo lockdown e c'è un terrorismo quotidiano da parte del mainstream senza precedenti. Sappiamo anche i reali motivi che noi abbiamo affrontato anche con altri ospiti. Quindi ti chiedo questo: quanto è importante la consapevolezza del singolo? E poi se chiudi con un messaggio positivo in perfetto stile, meglio di ieri. Ma è fondamentale, non è importante, è fondamentale la consapevolezza del singolo. È importantissimo capire che possiamo fare scelte molto intelligenti e le possiamo fare da soli, senza aspettare che le soluzioni ci calino dall'alto. Il piano di salvezza nazionale a suo tempo si era rivolto ai politici, con non tanto l'illusione che i politici avessero intenzione di accogliere, almeno io personalmente non nutrivo questa illusione. Qualcuno ci sperava, qualcuno ancora dice sì, ma beh, sì, i politici stanno facendo. In realtà non stanno facendo niente di quello che è stato suggerito. Ma se i politici non fanno niente, vogliamo fare due cose intelligenti: organizziamo una politica diversa con umiltà, con pazienza, sapendo che visto che non l'abbiamo fatto per 30-40 anni, non è facile cominciare a farlo e pretendere un risultato immediato. Ma dobbiamo capire che quello è un percorso da iniziare subito, anzi ieri, e portare pazientemente avanti. Dobbiamo organizzarci per riportare saggezza, solidarietà e buonsenso nelle istituzioni. Nel frattempo, sapendo che quello è un percorso che probabilmente può essere lungo, organizziamo l'economia complementare. Ognuno può scegliere come usare i propri soldi, ognuno può scegliere se spendere su Amazon, nella grande distribuzione o in un circuito costruito pazientemente con le persone di cui si fida, che conosce. Non ce lo impedisce nessuno ed è rivoluzionario, efficace. Per far nascere queste cose ci vuole uno sforzo iniziale. Ci vuole la capacità di mettersi insieme, di trovare le risorse anche economiche, ma poche, poche. Se ognuno dà una percentuale infinitesima dei propri risparmi, noi possiamo fare cose enormi, perché potremmo anche essere tentati di farci il nostro orticello. A livello locale, con la mia comunità, con quattro amici, mi faccio la mia fattoria, mi procuro da mangiare, mi costruisco una casa in bioedilizia, i vestiti, faccio la gara per il lino, il cotone e me li faccio da soli e vivo da re. Ma sono un'isola. Il resto del mondo va in direzione opposta. Non posso essere felice in un'isola. Noi oramai abbiamo bisogno di relazioni ampie. La globalizzazione, nata malissimo e gestita peggio, però ci dice una cosa importante: il livello delle nostre relazioni deve essere ampio. E allora dobbiamo costruire un'ampia piattaforma, un'ampia rete che nel territorio ci permetta di incontrarci di persona, di conoscerci di persona, di guardarci negli occhi e di abbracciarci e di scegliere insieme cosa vogliamo produrre qui a casa nostra, come, con chi. Né a livello internazionale ci scambiamo queste cose per il piacere di farlo. E questo può essere veramente bello, bello. E lo possiamo fare, dipende solo da quanto coraggio e quanta determinazione ci mettiamo.
Allora, siamo in conclusione. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. Ringrazio il dottor Guido Grossi per aver accettato il nostro invito. È stato veramente un piacere ed è stato un piacere, appunto, ascoltarti in questo particolare momento che non è, diciamo, proprio un momento facile per molti motivi e per l'attuale situazione che stiamo vivendo. Quindi ti Grazie ringrazio. Daniel. E ringrazio ancora tutte le persone che ci hanno seguito. Buona serata a tutti!